Eccoci qua, benvenuti economicamente, sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Avete visto la novità nella sigla? Il nostro sponsor di tutte le puntate è Ital Preziosi di Arezzo. Vi invito ad andare a vedere il loro sito Ital Preziosi, che è, lo dice la parola in testa: è oro. Quindi è interessantissimo. Il loro claim è investi oggi sul tuo domani. Quindi investire su se stessi per il proprio domani sia per quanto riguarda l'aspetto finanziario, sia per quanto riguarda la formazione, sia per quanto riguarda il proprio futuro. Quindi pensarci oggi, bellissimo slogan, per il proprio domani. Quindi Ital Preziosi, che è lo sponsor di tutto il programma di Economicamente, che ringrazio. Però abbiamo, passiamo subito a una bellissima puntata. Credo che sarà bellissima perché ho finalmente l'onore e il piacere di avere con me lo chef Alisani. Benvenuto chef. Grazie mille, buongiorno, buongiorno a tutti. Ci tenevo a questa puntata perché anche il discorso della ristorazione dal punto di vista imprenditoriale è un focus che mi sta a cuore perché ne abbiamo fatte anche in altre puntate, abbiamo cucinato in diretta, ho cucinato io perché la finanza... Serve sempre detto, mettere insieme i colori, mettere insieme dei, delle, delle ricerche di prodotti che vanno per ogni persona, è diverso anche in finanza, ma ci torneremo su questo argomento perché ho una citazione di Giuseppe Ondelli che ha, ha scritto un bel passaggio che dopo leggerò, ma prima mi voglio focalizzare sullo chef, benvenuto sì. chef. Grazie, grazie mille Maurizio, grazie mille. Eccoci qua chef, ma... Quanti locali hai tu, chef, a Brescia? Passiamo subito al sodo. <ride> subito al sodo. Subito al Quanti locali hai? Ma allora, ehm, abbiamo dei vari, varie strutture. So, io so dell'hotel Vittoria. Esatto, esistisce. noi abbiamo adesso la gestione dell'hotel Vittoria. Complimenti. Con i, sì, con i nostri soci, così. Abbiamo preso in gestione anche lui, è molto importante. Uno, è un hotel dove c'è veramente la storia sì. un po' della nostra nazione, posso anche dire, perché certo. comunque è dove è nato un po' tutto. È storia, è storia. È storia quindi in è centro storia, a Brescia, nell diciamolo. Nell'anima del Brescia. Poi abbiamo la Lava Fenice, che si trova a Iseo, bellissimo locale! Bellissimo, sì, molto bellissimo. bello sul lago, Una terrazza meravigliosa, e veramente tanta, tanta bellezza quando tu mangi o ceni lì di fronte. respiri il lago, respiri il è sole, meraviglioso. È meraviglioso. Poi c'è la chicca. È eh, la nostra chicca, è la mia chicca, dai. Guardalo, posto, guarda questo. come ha cambiato espressione. <ride> 23 posti, una cosa piccola, una, una bomboniera. Una piccola bomboniera che si trova a Bagnolomella. Come si chiama? Eh, Alisani Bistro Alisani Bistro Esatto, una cosa piccola, però veramente per me molto importante. Dove lì abbiamo una cucina, ehm, ci focalizziamo soprattutto sulla carne. Ecco, ho finito bene. A quanto ho capito, di questi tre location. Tre tipologie di, di servizio di, di, di... Sì, sì, diverso. Vamiche, diverso, Bravissimo, perché comunque dove noi andiamo, dove noi apriamo una, una location, giustamente ci deve essere un giusto carattere in quel locale, lì insomma dobbiamo dare il carattere... Deve caratterizzare esatto, il carattere. Esatto, esatto. Mi immagino. La mia cucina è sempre quella, comunque certo. la mia mano è questa, certo. ovviamente però i menu vengono cambiati in maniera tale da poter far divertire anche i nostri ospiti. Bello questa cosa qui anche perché mi immagino, non so, dico adesso il chef mi butterà fuori dalla, dalla cucina. Cina. Ad esempio sul lago di Zeo molti turisti anche magari. ecco eccoli, magari usiamo, visto che siamo sul lago usiamo del pesce di lago, facciamo una frittura di lago con delle verdure particolari. Quindi prodotti del territorio? Anche, molto, molto, cerchiamo sempre comunque la maggior parte dove possiamo prendere i prodotti del territorio. A me soprattutto piace valorizzare il nostro prodotto. Insomma. Questo aspetto è molto importante anche perché il locale che usa i prodotti del territorio muove l'economia del territorio, quindi anche il piccolo produttore, esatto. il medio, medio grande, però magari dice benissimo, le verdure di quell'orto lì me le porti a me, quelle primizie lì le voglio io. E fa la differenza innanzitutto. Ma che fa la posta? Hai detto una cosa meravigliosa perché mi è venuto in mente adesso questo fruttivendolo che mi porta delle, delle, delle verdure ogni tanto. Come si chiama il fruttivendolo? Eh, Maurizio. Maurizio. Maurizio lo salutiamo eh, veramente tanta roba dei, delle, delle chicche che difficilmente le trovi proprio in, in generale nella nazione anche addirittura eh? bello Dei cavolini ruxelco sono meravigliosi insomma per dire quindi profumati belli colorati quando arrivano veramente tanta roba meravigliosa quindi è un bellissimo nome maurizio non so perché mi piace però <ride> che strano è. questo questo, questo <ride> signor fruttivendolo però avete, avete capito che per fare una cosa particolare servono il territorio, serve sapere amalgamare i prodotti? Soprattutto, saper gestire gli ingredienti è molto importante. Ok? Quindi unire degli ingredienti per costruire una ricetta e poi per trasmettere un'emozione è lì che abbiamo fatto, è lì il vero trucco. E soprattutto però ricordiamoci, se non ci mettiamo l'amore in tutto quello che facciamo... Non Attenzione perché, non è solo uno chef, ci sta facendo un corso di formazione. Ha usato due parole che sono importantissime, sia in finanza che in cucina. Ha, <ride> ha usato la parola emozione. Molto, sì. Gestire le emozioni in finanza, soprattutto quando c'è euforia, magari le borse stanno andando bene, ah sì, 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 oppure quando stanno andando giù. Quindi. La finanza comportamentale, come dice sempre Giuseppe Biondelli, è fondamentale, quindi la psicologia e le emozioni, ma anche l'emozione di un piatto. Sì. Tu, tu riesci a far sentire questa emozione in un piano? Come no? Allora è importantissimo quando noi, quando soprattutto costruisco una ricetta. Ecco, devi, devi capire una cosa: non è che tutti i giorni costruiamo delle ricette. Ma certo. È quasi impossibile. Eppure uno quando mi chiede, fa, mi faccio una ricetta adesso? No, è difficile, nel senso che i ricettati vengono costruiti anche perché dopo devono, devono fare appunto le mie brigate, la devono. Puoi moltiplicare nelle altre istruzioni o dove stiamo facendo i lavori perché non posso essere esserci dappertutto. Non sei tanto. uno e trino, diciamo. Eh, non posso essere ancora quindi... però tu dai un metodo a tutta la tua brigata molto importante, diciamo un'organizzazione dietro le quinte che veramente va oltre il lavoro e tutto quanto. Quindi... Ecco, io mi sono sempre chiesto perché vediamo un sacco di programmi di cucina. Ma una brigata da quanta gente è composta? Una brigata, ecco, per esempio, le brigate sono composte varie brigate <ride> che noi abbiamo. Ecco, perché non so, a una brigata che abbiamo. Set, sono 10 persone a lavorare in totale, 12 con il lavaggio quindi... Caspita! Eh, non è poco, no. in Un'altra brigata, ne abbiamo 15 persone. In Sardegna, la Maddalena appunto... Ma sei sentito anche in Sardegna? Noi abbiamo dove gestiamo anche un locale anche là, quindi... E in Sardegna quanta gente? la Maddalena anche là abbiamo 15-18 persone. Avete state facendo i conti, nel senso che, qui qui... Sì. Eh, il lavoro... Qua del... e alla, alla, alla bagnolomella abbiamo uguale, sono 8 persone lì, poi non dimentichiamo quando c'è stato il nostro amico Covid, per ecco, non dire altre cose, ci esatto. ha dato una delle batoste importantissime, e noi però, ecco, lì, in quel momento lì, io non ho guardato al problema stesso, ma ho cercato appunto di usare eh, qualche cosa, po cosa potevamo costruire in quel momento lì per, per uh, costruire del business. Quindi la tua mente non è stata ferma? No, assolutamente, sono veramente contento, e posso essere fiero di questa cosa, perché e mi rende anche fiero perché io, eh, in quel momento lì, abbiamo fatto del vasocottura. Che aveva inventato la nostra nonna, questa cosa qua meravigliosa. Cos'è la vaso Questo è interessante. Eh, sì, avevo fatto dei vasi. Praticamente, praticamente la mia cucina gourmet, avevo messo dentro in questo vaso qua nei vasi nell'acqua esatto. nell a una te eh, certa temperatura. Esatto, poi abbiamo cotto. Quindi abbiamo costruito dei piatti veramente molto importanti e gustosi soprattutto. Che bello! E, veramente mi sono divertito. Quindi, Andavo a bussare le porte. La gente e vendevamo questo vaso con questa maschera era una cosa meravigliosa. Quindi, voi facevate il delivero? Il delivero. Tra... e da lì cosa nasce? Le pizzerie da sporto. E quindi abbiamo ancora adesso con il nostro maestro, il maestro pizzaiolo Ernesto che è il mio socio, il mio cugino Ernesto. Che salutiamo eh, Ernesto, salutiamo. Certo. Dove c'è la pizzeria? A Bagnolomella, a Nuvolera e a... Questo non me l'ha detto, però, eh, questo non me l'ha detto, questa che sì. c'è anche le pizzerie, non me l'hai detto. Sì, sì, sì. Bello. Invece abbiamo, lo anche Seno, Ceremini, Seno un altro mio cugino, dove lui si concentra prevalentemente al, all'Hotel Vittoria. Quindi, eh, ricordiamoci, riusciamo a anche questa è una brigata. Quindi, quando costruiamo eh, le società è dove costruiamo un team, è molto importante appunto si, dividersi bene i lavori. Si sente bene la mano di, un, di, un, di una cucina quando entri in un locale, si sente, si, si sente, si vede anche si dalla gentilezza, dalla capacità del personale di essere accogliente, ma poi si sente nel piatto, nel quello che ordini, in quello che arriva. Sì, io devo essere sincero, ehm, sui piatti infatti io dico sempre questo alle mie brigate che io considero famiglie, e non è una, ma sono tanti. Io dico sempre, quando voi fate un lavoro, eh, io capisco immediatamente che stato d'animo ha questo, questa persona, perché attraverso il piatto io riesco a capire addirittura se lui ha dei problemi personali o è libero di testa, perché sul piatto lo disegna poi il suo problema, neanche a farla posta. Questa è una cosa molto importante che sta dicendo perché... La natura, il cibo, tutto quanto, facciamo un piccolo salto che è energia. Quindi noi siamo energia: il esatto. cibo è energia. Se io sono, userò questa parola, distonico quel giorno lì, cioè non sono proprio, proprio accento come si dice, sì, eccetera, sì, sì, sì. Posso cucinare male. Posso fare una, sì. una pasta che viene male, lo fa fatte migliaia, ma quel giorno lì la sbaglio. Esatto. E tu, e tu riesci a accorgerti? questo? Sì, e questo è soprattutto dovuto per, appunto perché. Le persone stesse tante volte non, non si alzano col piede giusto, chiamiamo così, certo. per, mille, per i mille problemi della vita anche ci sta, perché ci sta. no? Ecco, la mia fortuna è questa, che io riesco a dividere, questa è l'esperienza però qua, chiamiamo, è un po' della vita anche, è, quello è il mio passato e tutto il resto, quindi ecco perché io riesco a distinguere, cioè io entro in una cucina, le porte di tutte le problematiche si chiudono e io faccio il qui mio Qui ed piano. ora, qui ed ora, bisogna essere qui ed ora. Tu, tu sei lì, tu sei lì a fare quello. E quindi tutto il resto non c'è. È quello che dico, piccolo passaggio sul mondo, nel mondo delle arti marziali che mi piace, certo i problemi ce li abbiamo tutti, li quando entriamo nel dojo i problemi rimangono giù dal tatami e sei lì in quel momento lì. Quindi la tua mente in quel momento lì eh, te, si libera. Cioè, certo non risolvi i problemi, sono sempre lì, che ti aspettano. Ness nessuno ha detto di Però di torni con, preparato mentalmente e fisicamente per poterli affrontare. Bravissimo. Questo però per l'assurdo aiuta, aiuta le persone, come negli atti marziali perché è una cultura, aiuta le persone a conoscere se stessi e a dividere le problematiche quotidiane della vita in compartimenti. Bravissimo, in comportamenti diversi. Bravissimo, in comportamenti diversi. Questa è una cosa meravigliosa. E infatti quando tanti... È un po' psicologo, diciamocelo. Pff, sì, allora, ce l'hai, ce l'hai. Devo essere un ce po' sincero, sì, sì, sì. Perché tanti genitori quando vengono da me i figli a lavorare così, dopodiché, quando vanno a casa, mi chiamano spesso e volte i genitori e mi dicono chef, ma cos'è successo? Uh, che cosa? Non ho capito signora. Io dice, ma mio figlio lo vedo diverso, mette a posto la divisa, eh, pulisce le scarpe, è in ordine. E dico: bene. Bene. E vuol dire che abbiamo fatto un lavoro questa è, vita. questa è vita reale. Perché quando sono in, in brigata, appunto, tornando in brigata, che andiamo via a lavorare, io pretendo che i ragazzi siano puliti in ordine perché non c'è più la mamma e il papà. L'immagine è importantissima. No, bravissimo. Non posso andare con, con il sugo, con sugo. sugo. No, no. Assolutamente no. Ma no, ma no, questo non esiste proprio. E questo è importantissimo no. perché. Ma non, so, non solo sulla divisa, poi io entro anche nelle camere, nelle camerate dove dormono. Ah ah. Eh sì, perché comunque. Anche la camera deve essere in ordine, perché tu devi vivere per quattro giorni. Se cittadini. vivi bene, stai bene, lavori bene, stai bene tu e cambi tu, cambi. migliori. Se tu respiri bene, cambia completamente tutto. L'humus che c'è in giro, l'humus che c'è in giro. Perché se tu dormi con le scarpe vicino... Come pensi di dormire bene? Esatto, quindi respirati. O con la divisa li buttata nel. nel... Mi, mi sta rubando il lavoro praticamente. La prossima <ride> puntata è lui che gestirà questo programma, ve lo oh no. dico adesso. È bravissimo, anche la respirazione. Ha toccato anche la respirazione. Sì, è molto importante il respiro. È molto importante il respiro. A che ora? è. No, a che ora? A che anno ha iniziato a lavorare, chef? Allora, io ne ho 43 oggi. E a 14 anni ho iniziato la scuola media a scuola media ho iniziato poi a 14 anni, la superiore, la scuola alberghiera Dove è fatta la scuola alberghiera? A Clusone, in provincia di Clusone. A Clusone? Sì. Meravigliosa Bella quella scuola lì E da lì io ho iniziato il fine settimana a lavorare, quindi da lunedì a venerdì andavo a scuola, fino alle 4, 4 e mezzo del pomeriggio Il venerdì finivo a mezzogiorno e l'uno, un quarto ero già sul pullman per andare a lavorare E tornavo a casa la domenica alle 11 di sera e poi lui di inizia a ricominciare. Quindi qualche chilo di patate e cipolle le avrai pulite. le abbiamo pelate, e... pulite, sistemate, curate. È bello, è anche un'esperienza meravigliosa. Ti racconto Maurizio è un edito, mi fa piacere. A 16 anni, a 16 anni esattamente, mi ricorderò sempre. E... Oh, vediamo te all'opera, ecco il video, la regia. Ah, che, che ringraziamo Alessio della regia, grazie, grazie Alessio. Grazie Alessio, grazie mille. Guarda... Guardati all'opera. Siamo... Sì. Questo cos'è? Questo qua è una ventresca di tonno. Pinne gialle con una riduzione, riduzione in agrodolce di soia e eh, vitello, spinacino al salto e sale di maldo. Questo sente? è un piatto veramente meraviglioso, anche nella sua semplicità, dove noi vediamo anche so, a, a servirlo questo in questa maniera così. Sono tre passaggi: anche perché, ti devi capire una cosa: non c'è bisogno di mettere tante cose su un piatto, anche perché si rovinerebbe tutto. Tu devi lasciare l'ingrediente come l'hai trovato, devi soltanto dargli la vita diversa, punto. Stai dicendo molto qua. se andate sul suo profilo social, lui, lui pubblica sempre questa, questa parola, parola. Semplice, ma che bravo, semplicemente. semplicemente, e Però per questo. me ha colpito questa cosa, perché? Sai, sai perché? Mm. Infatti c'è scritto anche qua, anche, anche qua, <ride> semplicemente nella vita quotidiana è il sinonimo di facile da farsi. Ma quando un cuoco usa questa parola vuol dire che ci inventa una vita per farla diventare semplice. Questo è importantissimo. Anche perché anche in finanza se tu parli con bogaboli eh, difficili, termini in inglese, devi far capire alle persone, devi semplificare. Esatto. Bravissimo. Non è che ti abbassi, tu stai semplificando. Esatto. Quindi non è che tu pretendi che io faccia lo stesso piatto di cucina, però ti faccio capire l'importanza di quello che sto facendo. Bravissimo, esatto. È, è, proprio è come se fosse il rasoio di Occam, la, la, la cosa più semplice, la soluzione più semplice è quella giusta. La stessa cosa qua. Bellissima. In cucina la semplicità, l'uso delle spezie giuste. Madonna. Hai bello. detto una cosa importante: una riduzione di soia. Ecco, lo so, lo faccio anch'io! Eh, no, eh, c'è una diversità. Però ero focalizzato. Bellissimo quel, quel piatto lì, ma... Era focalizzato sulla tua bomboniera di Bagnolo. Madonna, sì. Bagnolo è nato così a caso. Infatti, tante volte mi chiedono: ma perché Bagnolo? Bagnolo Mella, per chi ci sta ascoltando, è, è proprio vicino <ride> è peccato, a Brescia. Peccato. Ma veramente? Ho dieci minuti, ma veramente la Brescia. Ecco, ma è capitato. Pensa che. Guarda, sono passato con, con il mio socio la sera, abbiamo visto questo locale, era nudo. Nudo. Era nudo. E tu l'hai visto? Hai e visto io nella tua ho mente? Ho visto a quel parcheggio, ho visto un qualche cosa importante lì dentro. Dove sei? In via? Dove sei, in, Bagnò? in Via Leno. Via Leno. Sono provinciale. E come si chiama di, proprio? Bistro, proprio si Alisani chiama Alisani Bistro? Esatto, come il mio nome è di fronte a Acqua e Sapone, di fronte a Aldi. Ah, ho capito, ho capito. Esatto, la zona, capito perché è molto bello e lì ho visto un qualcosa di importante e veramente dai. Bello. E cosa si mangia questo, questa bomboniera? Questa è bomboniera che e Ho voluto portare la carne, visto che io lavoro sempre oh. sul mare così, ma ho voluto portare la carne, eh, ma a livelli mondiali, nel senso che lì abbiamo tutti i poi tagli Tomahawk che è diverso. Uh, da, dalla, dalle costate normali, che di solito. mi parlavi detto, nel backstage, diciamo che nel backstage ci parliamo, certo. mi raccontavi di questa. Uh, vacca uh, spagnola, rubia, <ride> ecco, sì, eh. noi come, come la si rubia chiama Ruba Gallega? Ruba Gallega, gallega è una, una vacca vecchia, una vacca importantissima Spagna, da Spagna. E pensate che questa vacca è grassa come carne, molto quindi grasso, copre, la, copre la, carne. la carne, esatto. Addirittura perché è veramente è proprio la sua, la, la, sua, la sua bontà. È questa cosa qua. Perché tu immaginati, Maurizio, quando tu tagli eh, questa carne che sì. ti tomo, che meraviglioso! Questo medaglione che è attaccato su. Ovviamente sono pezzi grandi. È perché se non dai un chilo e sette un chilo e otto di carne in su uh, su 2 kg, lo mangiano in due o tre persone ovviamente certo certo immaginati quando tu lo metti sulla griglia a carbone cosa succede con questa carne mamma mia che profumo si trasforma in magia io, lo, io già la lo sento io già lo si sento. tocca poco questa carne sì. qui come tutte le cose non bisogna toccare bisogna accarezzare il cibo secondo il mio punto di vista perché uno che maneggia anche le cose deve saper maneggiare come un po' tutto no? perché dipende come tocchi le cose così loro ti trattano e lo stesso anche il cibo lo stesso cosa in educazione finanziaria stessa cosa in finanza, saper toccare i tasti giusti, saper toccare le corde giuste della persona e proporre delle soluzioni finanziarie. La stessa cosa la carne, l'avete vista nella vostra mente, lui stava descrivendo, io l'ho vista questo pezzo senza che ci sia qua, tu è descrivi, importante. è molto importante, niente sulla carne... O un Noi po'... andiamo fuori, io vengo fuori a tagliare la carne ovviamente, sì? la, la scaloppo fuori, poi la serviamo in questa griglia con sotto del carbone, meraviglioso e Uno poi finisce di cucinarsela perché noi portiamo proprio la griglia. Non è stato, questo locale è stato studiato a tutto a pennello, cioè non è niente a caso. Anche la griglia dove, dove mettiamo... È misurata è per il Abbiamo costruito un tavolo misurato apposta per, quel, per quello spazio. Quindi c'è quello che dice io la voglio più cotta io la voglio più assorbita. Noi togliamo questa problematica, noi portiamo questa griglia, lui finisce di cuocersela addirittura come vuole, ma con una grande differenza perché la carne rimane sempre bella morbida, perché non c'è un fuoco talmente grosso. Per che posso poter... sbagliare? No, esatto. Ho studiato qualsiasi passaggio in maniera tale che questa carne, primo, venga mangiata sempre calda dal primo pezzo all'ultimo pezzo certo perché sennò arriva l'osso che è già fredda che è una cosa che non mi piaceva quando andavo un po' in giro a mangiarla e quindi la prima fetta si sì, bollente dopo il resto mm, mm. non mi piace più invece questo ti porta a mangiarla sempre bella calda e addirittura se troveremo qualche pezzettino di grasso che viene caramellizzato eh, in questa è griglia, la sua bontà ragazzi che sale usi? bravissimo qua noi usiamo un sale di Maldol meraviglioso queste scaglie particolari molto fini che arrivano in bocca dalla croccantezza alla nostra carne. Il sale di mano viene da dall'Inghilterra, da una salina in Inghilterra. Bravissima, è meraviglioso. E' questo sale a scaglie, possiamo dire a scaglie, che non penetra subito nella carne, rimane. Assolutamente, lì. ma si scioglie. Si scioglie pian ma pian. quando tu prendi anche in bocca un pezzettino di sale, eh, esalta veramente il sapore alla nostra carne. Quindi dà forza alla. Sì, dà tutto il carattere che ha bisogno. Quindi, che se ha, bisogno la Anche la carne, se ha già il suo carattere, ovviamente. Quindi partendo dalla rubia gallega che siamo in Spagna, andiamo con la Sashi, andiamo in Finlandia, andiamo in Danimarca, la nostra nazione ovviamente non poteva mancare, anzi adesso, ecco. uh, visto che non c'era un toma della nostra nazione, ho fatto fare un dry edge uh, 62 giorni di frullatura, una scottona nostra meravigliosa, e, e, è buona, non è buona di più. Ecco questa carne, questa scotona che abbiamo portato adesso, una novità, non ha così tanto grasso rispetto alla rubia gallega ma è molto saporita perché ricordiamoci una cosa, Maurizio: noi siamo quello che mangiamo. Noi siamo quello che mangiamo. Quindi l'alimentazione è la medicina vera. Quindi. Se noi diamo bene da mangiare alle nostre vacche, è normale che la vacca. Anche per noi, l'alimentazione è importantissima. La mia nutrizionista la Veronica, che Canardi che saluto. Che è bravissima, però. Quello che è, dà forza al nostro corpo cioè sono ciò che mangio esatto. e come lo mangio. E soprattutto, bravissimo. E come lo mangio. Quindi esatto. se vengo a gustarmi una bella bistecca da te, una bella costata, una bella tomahawk, non la mangio tutti i giorni. Però quella volta che voglio venire... Quando voglio mangiare la carne è quello tu il momento vieni a mangiarla, a degustarti adesso dai. lo metto in difficoltà perché sono stufo di vedere cose che gli vanno bene adesso lo metto in difficoltà arrivano una coppia lui ordina Tomoko e lei no oppala, oppala lei è vegetariana <ride> non c'è nessun problema infatti anche intanto tanto mi riesce la battuta eh sì è capitato nel momento è capitato nel, nel posto giusto sì, esatto abbiamo solo, solo la carne però gli ho detto no guarda non si preoccupi anche perché noi avevo già studiato delle cose quindi non so tipo il mio maccheroncino al pomodoro anche qui ma è ma una cosa Vuoi che sia ma che non c'è pomodoro? Mm. Dai! Chef. Esatto, non è niente. È, però niente? usiamo eh. semplicemente cinque pomodori diversi. Cinque pomodori per fare questo quel pomodoro. È vero, uno direbbe: Ma perché usi cinque pomodori diversi? Allora, non si riesce a capire finché uno non assaggia realmente. Uno direbbe: Eh, questo qua fa delle cose strane così, ma perché per fare un po'. Eh, farsi vedere una cosa diversa, ma no! Perché quando tu usi i pomodori diversi, ogni pomodoro ha un suo sapore. Certo. Tu quando vai a cucinare un pomodoro cotto, poi andiamo a mettere una parte cruda, andiamo a frullare. Un, un pomodoro, pomodoro sardo, pomodoro. nero, un pomodoro Ma giallo. giallo, arancio, Arancio, nero, danno... Dà profumo e dolcezza al nostro pomodoro. Quelli che quante volte, tante volte purtroppo mettiamo, mettono dello zucchero all'interno certo, del pomodoro. Certo, è facile. Metti però di lo zucchero, ricordiamoci... Cosa fa? Adolcisce il pomodoro, che è poi il principio nutritivo del pomodoro è l'acidità. E tu togliere l'acido positivo, tra parentesi certo, del Che, ci aiuta, che ci, aiuta. Ogni, ogni ci, ci aiuta, Ogni ingrediente ci aiuta, ogni ingrediente ci aiuta. E soltanto che siamo stati noi, vi collego un'altra un cosa. Siamo stati noi a rovinarci un po' il nostro. Posso dire una ragazzo. cosa, Chef? La nostra lingua, il nostro comportamento è un po' maleducato, non, non ascoltiamo più ciò che mettiamo in bocca, cioè non assaporiamo più il cibo che ci viene portato. Quindi fai anche un'educazione alimentare tu perché alla fine fai questo, fai educazione sì. al cibo. Anche, anche perché anche fare la posta domenica, poi 20 ottobre saremo a Milano appunto per presentare, io collaboro con un nutrizionista. Complimenti? Vito Traversa, lo Ti salutiamo. salutiamo. Eh, ciao Vito. E una persona veramente in gamba dove lui eh, racconta dà dei, mi dà degli ingredienti e io vado a costruire dei ricettati apposta e questi ingredienti eh, Maurizio, servono soprattutto per far eh, sì che esploda una reazione all'interno del nostro organismo per far star bene una persona e dove lo fai a Milano? andremo a farlo a Milano in un centro commerciale meraviglioso ah quindi uno live show, sì, un live sì, show un live show, sì. un show cooking, da, uno show cooking va? Dai, esatto Saremo giù il 20, dove ci sarà la presentazione su questo libro, addirittura ce l'ho dentro anch'io, perché come chef appunto della nutrizionista. Questa è una bellissima cosa. Sì. Poi so che fai un sacco anche di banchetti, fai un sacco di catering anche. Molti sì, abbiamo... abbiamo... Uh, dei banchetti, catering al, al, al Vittoria, è una sala meravigliosa, cioè, veramente molto bella, uh, importante. Ecco, quindi, matrimoni, banchettistica, feste. Uh, diciottesimi, capita ultimamente tanti. Ah, ehm. sì, è vero, cioè è tornata ragazzi, la moda del 18esimo. Sono sì, so, mai veramente tanti, infatti, però, dai, siamo contenti. Beh, diciamo. Poi, insomma, quando c'è la bella stagione, la terrazza del Vittoria, vedi tutta Brescia, vedi il Duomo. Vedi... Allora, sopra in terrazza, poi lì abbiamo altre cose. Quando c'è l'estate, noi addirittura lo usiamo aperto, ovviamente, facciamo dinner show. Ah, Dopo beh. facciamo delle feste con il DJ, eh, della musica dal vivo, costruiamo ogni, ogni settimana, ogni 10 giorni facciamo sempre... Notate qualche... che lo chef ci sono 24 ore, ma per lui è 48, dorme pochissimo. Questo chef <ride> <ride> dorme pochissimo. Devo essere sincero? Dorme eh, con un occhio sì. solo. Dorme con occhio <ride> Però solo. è bello, sono, sono contento perché quando poi io vedo un locale che funziona, eh, grazie a, anche ai miei colleghi, ai miei soci per me è molto importante, è la mia famiglia che, sono, che è la mia brigata, ricordiamoci, non è che la mia famiglia vera non è la famiglia, c'è anche lei, però ecco, viviamo più... Sono due concetti diversi. diversi di famiglia, ma è importante perché tu ci passi un sacco di tempo con le Passo persone. Passo più tempo con, i, con le mie colleghe al lavoro che a casa, con mia moglie, insomma... Vedi. C'è questo passaggio che eh, salutiamo Giugi Biondelli che è educatrice e consulente in finanziaria che ho intanto vedete qui su questi canali, la ritroveremo, dice spesso nelle nostre abitudini alimentari ci sono errori che ritroviamo anche nelle nostre scelte finanziarie, ad esempio la diversificazione, eh? diversificazione in nutrizione vuol dire evitare carenze alimentari, è vero? Eh? come vitamine e minerale vuol dire evitare l'accumulo cronico di, degli stessi cibi. Certo. Eh, il tutto in favore di una dieta equilibrata e completa, dice. Ecco, lei, a lei, a, parlava di una ricetta della giardiniera che è colorata, che gli piacciono i colori. Ecco che la, la giardiniera esprime un mix unico, un insieme genuino coloratissimo. La verdura contiene dosi eccellenti di, di certe vitamine, soprattutto vitamina A, C e K, acido folico. Lo stesso dicasi per i sali minerali, quali spiccono prevalentemente il potassio, il zinco, il magnesio. Tutte queste cose che ci sono nelle verdure. Lo stesso in finanza. Non esiste il portafoglio ideale, non sempre, sempre avere diversi ingredienti è sufficiente a garantire la diversificazione. Anche lo stesso in cucina, stessa cosa. Il portafoglio di dovrebbe prevedere più fonti, per, più fonti di performance decolorate. Cioè con la capacità di muoversi in termini di rendimento indipendentemente l'una dall'altra. E questo si traduce in una riduzione della rischiosità legata alla presenza di più attività finanziarie. Ecco, oltre al mix di ingredienti, per una dieta equilibrata, completa e varia, in nutrizione è applicabile anche il concetto di orizzonte temporale: mentre sotto il, il controllo, il peso corporeo, mettere sotto controllo il peso corporeo, evitando di prendere le cosiddette scorciatoie e seguendo delle diete ipocritiche sbilanciata nella composizione dei nutrienti. L'orizzonte temporale in finanza è un aspetto della diversificazione, perché in funzione degli obiettivi del proprio portafoglio investimenti è possibile ottimizzare il risultato, cogliendo le opportunità di mercato anche nel lungo periodo, mitigando il rischio e dei rendimenti negativi. Come vedi, la similitudine in finanza e in cucina, l'uso degli, degli ingredienti, l'uso delle, 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 delle cose, è importantissimo. Sì. La trasmissione è volata, è già siamo già ai saluti. Tornerai, non lo so. Tornerà, sì, io invito, invito ad andare a trovarlo in uno dei suoi locali e a gustare uno dei suoi piatti. Certo. Perché lo chef Elisani compare, scompare, ma ci sarà. Sì, Quindi ci, sono e ci sarà sempre la sua mano. Grazie. Ringrazio tantissimo grazie lo a chef voi, Elisani a voi tutti e... e ci vediamo alla prossima puntata di Economicamente. State con noi.